Si è conclusa la settima edizione della Kermesse, la piazza tenutasi come di consueto a Celle Messapica. Attesi per l'ultima serata il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ed il ministro Antonio Tajani. Emiliano ha approfittato per rinnovare la sua proposta del terzo mandato. In questi 20 anni, questo posso dirlo, credo che nessuno si arrabbi, ho costruito una classe dirigente larga, importante, con tante personalità diverse, ministri, deputati europei, sì. E quindi noi non abbiamo un problema di personalità da candidare la prossima volta. Mi auguro che siano personalità, come posso dire, in grado di cogliere il sentimento che c'è dietro il lavoro di questi 20 anni, oltre che il grande successo che abbiamo avuto. La politica non è semplicemente gestione, ma è incarnare l'anima di un popolo. I pugliesi si sono messi in cammino e adesso bisogna portarli ancora più in là. Mi auguro che ci siano delle disponibilità. Io sono il papà di tutti, quindi ovviamente io ci sto sempre, sto a casa e quando hanno bisogno bussano come sempre. Dico semplicemente che ogni cosa ha il suo tempo, ogni cosa ha il suo contesto. Mi auguro però che alla fine ci sia qualcuno disponibile, ecco, tutto qua. Anche Tajani guarda le regionali, lavorando per rafforzare il partito di Forza Italia sul territorio. Stiamo lavorando naturalmente in tutta Italia per trovare i migliori candidati possibili, per confermare dove siamo al governo e per cercare di vincere dove ci sono le condizioni per farlo. Io credo che in Puglia si possa ottenere un ottimo risultato, stiamo lavorando, individueremo il candidato migliore, ma è ancora molto presto, intanto noi di Forza Italia stiamo rinforzando la nostra organizzazione, vogliamo essere protagonisti e abbiamo avuto già degli ottimi risultati alle elezioni europee e alle elezioni politiche, vogliamo continuare ad andare avanti e fare in modo che Forza Italia possa essere veramente il partito protagonista sul quale la Puglia può contare.